Buonasera ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi un make-up occhi è del tutto smoky. Utilizzerò la Urban Decay Naked One, una palette ormai storica, un milestone veramente come si suol dire, e queste sono le nuance di colori che la caratterizzano. Innanzitutto iniziamo dal colore Naked, questo terzo da sinistra, questo marroncino molto chiaro, che utilizzerò come colore di transizione. È un colore molto versatile che consente, diciamo, di dare tridimensionalità all'occhio e soprattutto aiuterà successivamente nelle sfumature. Ovviamente insisto parecchio in questa operazione perché, come sapete, è un passaggio essenziale. A questo punto prendo Creep, questo secondo colore da destra, quindi questa sorta di nero, e con un pennello a setole e piatte sintetiche vado a disporlo sull'angolo interno dell'occhio e poi sull'estremità esterna dell'occhio in modo molto preciso e molto puntuale, perché non voglio che sia uno smoky troppo esagerato. Quindi, come vedete, procedo con una certa attenzione. Dopodiché ovviamente sfumerò il tutto, cercando però di stare sempre molto attenta. A questo punto prendo Sin, il secondo colore da sinistra, questa sorta di rosa molto bello, e lo vado ad applicare direttamente con il dito nella zona centrale dell'occhio, dove avevo lasciato in effetti una zona di vuoto. Questo per illuminare al massimo lo sguardo. Utilizzo il dito e non il pennello per massimizzare al massimo l'effetto. Dopodiché riprendo un pennello da sfumatura a setole morbide ed ovviamente sfumo il tutto e armonizzo il tutto. Torno a prendere Creep, quindi il nero che vedete, il secondo colore da destra, e torno di nuovo ad intensificare, scusate, sia l'angolo interno destro che l'estremità dell'occhio. A questo punto applico nella rima inferiore, ma anche nella rima superiore, una matita nera molto intensa. Ovviamente cerco di sporcare anche la base delle ciglia in modo da rendere il make-up ancora più duraturo e soprattutto intenso. Riapplico nuovamente al centro Sin, in modo tale, ripeto, da massimizzare l'effetto luminoso al centro della palpebra. A questo punto vado ad applicare abbondante passate di Perversion, il mascara Urban Decay, ed applico anche delle ciglia finte a ciuffetti, applicando di nuovo il mascara. L'effetto finale, ragazze, è questo, spero vi piaccia. Ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, sottoscrivete il canale. Alla fine vi lascio anche un paio di video recenti, cliccateci sopra per vederli e magari partecipate al mio giveaway. Ciao ragazze, a presto!